L'incendio interessava una sola stanza e all'interno di questa stanza le due persone presenti, due anziani allettati, purtroppo sono deceduti. Il vero problema poi è nato anche a seguito del rilascio dei fumi d'incendio che ha interessato tutto il resto del piano e quindi purtroppo altri 4 decessi, oltre alla necessità di un'evacuazione immediata di tutti gli occupanti proprio a seguito di questa presenza di fumo molto rilevante. Quindi le altre 4 persone sono morte per l'esalazione? Sicuramente sì, purtroppo sì. Dove sono state portate? Sono state portate negli ospedali qua di zona, secondo il criterio dettato appunto dal 118, non siamo in grado adesso di dare l'esatta collocazione. Negli ospedali più vicini è in grado di ricevere le persone con questo tipo di patologia. L'incendio ha interessato solo un'ala dello stabile? Interessato un'ala dello stabile, soprattutto un solo piano dello stabile. Quindi tutte le persone di quel piano sono state portate negli ospedali? Noi abbiamo assicurato ai sanitari 80 persone circa, non solo di quel piano, dove erano presenti 17 persone. Quindi il numero totale delle persone ricoverate ha compreso anche i piani superiori, che non sono stati interessati in maniera rilevante, ma la presenza di fumo per persone anziane ha generato sicuramente la necessità di ricoverarli per un controllo. Con quanti gli ospiti più gravi? Due persone in codice rosso che sono state portate nei vicini ospedali, sempre a causa dell'inalazione di fumo. Stasera ritorneranno qui? Assolutamente lo escludiamo, la struttura deve essere bonificata, oltre alle indagini che devono essere fatte al piano, quindi non escludo che questa sera possano rientrare, ma non è una valutazione che riesco a fare io in questo momento. Sulle cause dell'incendio? Stiamo indagando con il nostro nucleo investigativo territoriale, la procura è presente in posto e qui stiamo valutando all'interno di questa camera cosa può essere accaduto. Con quanti mezzi siete intervenuti? 12 automezzi. E in quanto tempo è stato tomato? 4 minuti circa. A che ora è divampato? Intorno alla 1:20, 1:15 noi siamo intervenuti a seguito della segnalazione del personale presente nei minuti precedenti. Adesso non siamo in grado di determinare l'esatto minuto perché dobbiamo chiaramente sentire anche le persone presenti di servizio. Dobbiamo sentirli, loro stesse, quindi le persone presenti all'interno, ma dal momento che ne sono accorti al momento in cui hanno chiamato, onestamente è un dato che non siamo ancora in grado di dare. Non sappiamo dire se le persone erano coscienti o no, sono persone molto anziane, le abbiamo portate fuori a braccia, quindi sicuramente le abbiamo dovute portare immediatamente all'esterno e darle ai sanitari, però stiamo parlando di una struttura per persone anziane che in alcuni casi non sono neanche deambulanti.